Cari amici di Crazy Motor Life, eccoci qui con Roberto Ruffo per parlare di MotoGP. Ciao Robby! Ciao Giacomo, ciao a tutti, benvenuti. Allora, inizia la tappa asiatica, come ti è sembrata? Ma intanto mi sono immedesimato molto nella trasferta asiatica extraeuropea. In Indonesia non sono mai stato e non ci ho mai corso perché alla fine è tornata nel calendario in questi ultimi anni. Una volta c'era l'Indonesia, proprio appena prima che io iniziassi nel motomondiale nel 98, l'ultimo Gran Premio è stato disputato a Sentul con la vittoria di Biaggi su Arada nella 250 nel 1997. Devo dire che quando guardavo le gare extraeuropee, quindi la Malesia, ai tempi Shalam, non Sepang, quando guardavo il Giappone ovviamente, ma tutta la parte asiatica, c'era anche l'Indonesia, mi incuriosiva veramente tanto questo posto, non solo per la pista. Allora, quella di Sentul caratterizzata da grandi staccate, quella di oggi è decisamente più bella. Peccato che io non ci abbia corso, ma avendola analizzata dal di fuori, devo dire che è una pista scorrevole, veloce, molto adatta alla MotoGP e soprattutto spettacolare, perché alla fine ci ha fatto vedere delle belle gare, secondo me, come tutte le piste quest'anno, perché quello che mi emoziona e mi fa ancora più piacere è vedere che la MotoGP rimane sempre molto molto varia. Prima di parlare dei piloti della MotoGP, sigla! Robby, partiamo direttamente dal capo classifica. Jorge sbaglia, ma recupera. Sì, però mi sono messo un po' le mani in testa quando ho visto quella caduta nella sprint, perché vabbè, l'ha perso l'anteriore in maniera diversa rispetto a come lo perdeva in passato. Sappiamo bene che per Martin l'errore c'è sempre stato, è sempre stato dietro l'angolo, con soprattutto o distrazione o eccesso di ottimismo nel ritmo, e sempre praticamente per la perdita di aderenza della gomma anteriore. Quando ho visto quella chiusura di sterzo, ho detto no, eccolo, di nuovo lui, nel senso che comunque in questa seconda parte di stagione soprattutto è ancora maturato, ha ancora lavorato molto. Abbiamo parlato anche a volte del segnale che gli viene dato dai box proprio per mantenere la concentrazione, che uno un po' dei suoi è stato, spero, uno dei suoi punti deboli. E dico spero perché è una MotoGP veramente bella. Nonostante questa caduta è comunque riuscito a ripartire, i danni sono stati minimi, non ci sono praticamente stati, e ha comunque concluso. Quindi ovvio che è stata una perdita, ecco, di punti importanti, una perdita grossa anche di tempo e di bagarla davanti, perché poteva regalare veramente qualcosa di spettacolare, ancora di più per la sprint. Però si è rifatto, e come si è rifatto? Potrei dire quasi con gli interessi, perché il ritmo che ha imposto è stato notevole, proprio guardando anche il cronologico, dato che immagini a parte, appunto, cerco di basarmi per la parte tecnica, soprattutto su quella parte di come i piloti riescono a trovare ritmo in anellare i giri veloci. Martin, devo dire che ha fatto veramente un buon passo. Sappiamo che è una pista che è stata sempre comunque molto favorevole a Ducati, e anche al ritmo di Bagnaia, perché Bagnaia è un altro di quei piloti che solitamente quando scappano riescono a fare la propria strada e a fare la differenza. Però questa volta Martin anche meglio di Bagnaia in questa cosa. Come in Superbike, anche in MotoGP si parla principalmente di Ducati. Sì, devo dire che è una MotoGP che parla principalmente Ducati, anzi solo Ducati dal mio punto di vista, perché abbiamo visto una Yamaha che si è fatta vedere, un Quartararo che ha guidato secondo me molto bene, almeno in queste ultime gare si sta rivelando secondo me veloce e sta dimostrando anche di esserci con la testa, perché la moto fa dei piccoli passi avanti, ma rimangono purtroppo sempre dei piccoli passi. Quindi rimane un po' un campionato gestito completamente dallo strapotere Ducati. Superbike è un po' diverso perché sì, c'è Ducati, però vediamo quanto BMW vada forte, o comunque ci siano un po' di varietà di marche presenti nell'insieme. Ovvio che sono un po' a fasi alterne, cioè rimane sempre Ducati quella di riferimento un po' dappertutto. Sarebbe bello, secondo me, riuscire a vedere ovviamente un po' più di varietà a livello di marche nella MotoGP, perché la MotoGP oggi sta offrendo tanta varietà a livello di piloti, però parliamo appunto di piloti completamente Ducati, quindi sarebbe veramente bello poter vedere un po' di varietà. Spero dal prossimo anno che anche i giapponesi riescano a tornare un po' competitivi. Marquez e Bastianini sono in lotta per il terzo posto in classifica mondiale. Una cosa che sembra aver giovato al pilota italiano è il fatto di aver firmato il contratto con KTM e quindi forse l'ha liberato di testa nei confronti di essere un po' gregario di Bagnaia, un po' forse sotto troppa pressione dalla casa rossa di Borgo Panigale. Che ne pensi?
Hai detto benissimo, guarda, secondo me più si avvicina la nuova stagione, la fine di questa, ma quello che sarà un po' il futuro di Bastianini con la nuova esperienza, più secondo me torna ad essere il vero pilota che avevamo conosciuto quando era esterno Ducati, quindi quando era con Gresini. Secondo me la lotta Marquez-Bastianini per il terzo posto in classifica e le ultime gare sarà davvero entusiasmante, anche perché ci dirigiamo verso Motegi, una pista comunque Ducati, non solo per quello che ho detto a livello di moto presenti nel campionato, ma proprio perché è una pista che esalta comunque le caratteristiche di questa moto, quindi secondo me magari un po' KTM, dobbiamo comunque dire che sempre la KTM Gas Gas di Pedro Acosta, perché poi le altre si vedono e non si vedono, ma le giapponesi le vedo ben lontane in quello. Un Bastianini che mi spiace davvero per cosa per la caduta, ecco, perché per il resto ha dimostrato di esserci, di essere veloce, e sono convinto che Enea, nel momento in cui tornerà ad avere la testa completamente libera, quindi a fregarsene un po' delle pressioni, difficilissima questa cosa di fregarsene, però delle pressioni del team ufficiale, della moto interna e un po' degli schemi del team ufficiale interno, tornerà davvero competitivo. Ovvio che non è che KTM sia poi diversa, troppo diversa da quel punto di vista, perché parliamo sempre di una struttura ufficiale, però è comunque una cosa nuova, è comunque una nuova motivazione, quindi spero davvero per lui che questo fine di stagione sia di lancio, di carica per la prossima, perché è un pilota che purtroppo ha raccolto nulla per quello che vale in questi ultimi 2 anni, anche se qualcosa ha raccolto, parliamo di vittorie, di podi, però definisco nulla e non poco, perché lui può fare molto molto di più, è un pilota da mondiale. KTM che vede rinnovarsi anche non solo in pista ma anche fuori pista, con l'arrivo di Pedrosa a carattere non più solo di tester ma proprio all'interno del box. Come la vedi questa mossa da parte degli arancioni della casa austriaca? Beh, la vedo molto bene, perché ci vuole qualcuno che abbia fatto il pilota. Io questa cosa la sosterrò sempre. È ovvio che bisogna trovare un qualcuno come Pedrosa, perché lo conosco bene e secondo me è stato un pilota, è un collaudatore e comunque una persona molto tranquilla nell'esporre le cose, riflessiva. Mi è sempre piaciuto tanto sia a livello di carattere che di comportamento nel paddock, intanto uno di quei piloti rivali ai tempi della 250 e della Moto2, che comunque è sempre pronto a salutare, sempre pronto a parlarti in un certo modo, quindi ci sta un pilota, ex pilota, definiamolo come si vuole, che prenda il comando di una certa situazione, perché c'è bisogno dell'esperienza, che uno che l'ha vissuta veramente sulla pelle, soprattutto come sviluppo anche in questi ultimi anni di un prodotto per me eccezionale, perché la KTM è una bellissima moto, deve però venire fuori di più, ancora troppo altalenante. Quindi io penso che questa cosa faccia bene, ci vuole aria nuova ed è una svolta di cui KTM ha bisogno, perché altrimenti rimarrà sempre lì. Vedi che poi inizio campionato parliamo, sarà l'anno giusto, poi torna un po' indietro, poi risale, poi ci sorprende la prestazione di Acosta, Gas Gas, ripeto, ma è sempre una KTM, siamo sempre un po' lì che ci giriamo intorno, quindi ci vuole un qualcuno che possa fargli fare la differenza, quello sì. Quando si parla di novità e si parla di Acosta, la riflessione è d'obbligo. Pedro Acosta, il Valentino del futuro? Beh, guarda, è una bella domanda, perché allora personalmente mi piace, ovviamente, perché guida molto forte, è concentrato bene nel non fare errori, ma oggi anche tanto nella messa a punto della moto, sta conoscendo la MotoGP e come la sta conoscendo, perché comunque quando c'è da tirar fuori il valore del pilota è sempre presente, perché Mandalika non è una pista scontata, o meglio in queste piste dove si corre una volta l'anno ovviamente come nelle altre, ma non si va mai a provare, non c'è tutta questa storia, cioè dietro Mandalika sono pochi anni che si corre, ecco che viene fuori secondo me la guida del pilota, cioè può fare la differenza. Solitamente anche in queste occasioni di gare come quella di Mandalika, come sarà un po' quella di Sepang in Malesia, dove Sepang soprattutto si corre, ovviamente ci sono i campionati locali, però non si gira così tanto, quindi magari ti trovi condizioni di pista più sporche, devi interpretare bene la messa a punto fin dal venerdì per essere competitivo la domenica nella gara che conta, quella appunto della domenica, e Acosta sta dimostrando di esserci secondo me. Quindi hai detto una cosa importante, perché anche a livello caratteriale è comunque estroverso come pilota, trasmette un qualcosa che a me piace molto, ma è diverso ad esempio da Marquez, che è più deciso, un po' più spaccone in quello, che non vuol dire assolutamente essere gasato, essere sopra le righe, ma comunque ha sempre dimostrato di esagerare anche un po' in certe condizioni. Acosta lo fa in maniera più moderata e secondo me trasmette comunque un viso pulito dal mio punto di vista, con una certa personalità di cui la MotoGP ha bisogno, poi indipendentemente che si parli di un pilota spagnolo, di altre nazionalità eccetera, però piace molto perché potrebbe diventare davvero un bel riferimento. Parliamo anche di un esordiente di un giovane Marquez, dall'altra parte comincia ad essere oltre i 30 anni.
Io direi che per questo post MotoGP può essere tutto, Roberto, tranne che non avevi qualcosina da voler inserire tu, da ricordare tu in più? Beh, io ricorderei una cosa importante, che adesso fino a Valencia praticamente non si torna più in Europa, si alterneranno piste che conosco molto bene, tra l'altro Motegi, dove ci sono riferimenti certi, visto che ho parlato di Mandalika, dove appunto da poco che si corre non tutti hanno magari questo bagaglio di informazioni per mettere a proprio agio anche un pilota novello di una categoria, che sia la MotoGP o Moto2 o anche Moto3. Ecco che invece a Motegi c'è una storia che è partita nel 1999, il primo anno di Motegi, quando ho corso anch'io nella 250. È una pista molto particolare perché bisogna lavorare veramente bene per la messa a punto in frenata. Al contrario, le piste che ci sono successivamente, quindi parliamo pure della Malesia, dell'Australia, prima l'Australia ovviamente, poi la Malesia, tralasciamo un attimo la Thailandia, sono piste dove bisogna davvero avere una moto molto molto stabile sui curvoni veloci per fare la differenza, e dove bisogna anche fare attenzione, perché se si tocca terra a Phillip Island o a Sepang si cade molto forte, le gare poi sono tutte vicine, dopo Sepang c'è ancora Valencia, quindi non sarà facilissimo. Quando si corre extra Europa non bisogna fare errori, le gare sono vicine, ci sono tante incognite piste, questa cosa non è assolutamente facile. Diciamo che il riferimento che verrà fuori a Motegi secondo me tornerà utile a tanti piloti anche in Thailandia, perché è una pista molto simile, frena accelera, anche lì ho corso in Supersport e devo dire che conta veramente tanto la frenata come conta in Giappone, ed è una cosa che può fare davvero tanta differenza. Allora, noi ci rivediamo tra meno di una settimana per il post MotoGP da Motegi, e con voi, se vi iscrivete, ci rivediamo per il prossimo video. Ciao, ciao Robby! Ciao a tutti, vi aspetto, alla prossima, ciao! We'll be right back.